Di nuovo insieme con SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. E ritroviamo Paolo qui da Tortaia, nostro caro telespettatore che è ricercatissimo perché suona il telefono. Ma rispondi, rispondi. È il tuo, figurati di chi è. Lui è ricercato, non si può fare niente. Ecco, se ne va. Lui è un boss. È un boss. È un boss. Adesso sentiamo quando ai suoi scagnozzi ha finito la telefonata. Lui dà ordini a tutti, poi ecco. Ha detto che sei un boss. No, era mio figlio, abbiamo un appuntamento. Senti che bravo papà. Per lavoro. Allora, siamo qui a Tortaia con Paolo, che avevamo già stati, tu non c'eri l'altra volta, qua, perché ci sono un po' di problemi. Innanzitutto non è stato ovviamente risolto quello che avevamo già prospettato l'anno scorso, che dura da tantissimi anni, cioè la richiesta dei residenti delle barriere anticumore qui sulla tangenziale, perché i comori è un via vai continuo. Però si spera che l'assessore Sacchetti, che ha detto... parleremo quando cominciamo a fare la variante in via Fiorentina. Cioè lo risolvono quando fanno la variante di via Fiorentina. Cosa c'entra? Qui siamo nella tangenziale. Perché è una spesa abbastanza importante. Via Fiorentina dovrebbe partire a febbraio. Sicuramente nelle more cercano di trovare qualche soldo, inseriscono anche questo per fare quest'opera. Arriva da... Bisogna vedere se ci sono delle economie, perché se non ci sono economie, pannelli insepigliano. I soldi ci sono, ma sono spesi male. Ecco. Ma questi comori vi entrano in casa, li sentite? Diamine. È stata anche una perizia dell'ARPA, e che il comune è negli atti. Qua è cominciato quanto allora con Lucherino, quanto era assessore l'attuale sindaco. Ecco. È stato tutto una presa in giro, eccetera, eccetera. E si continua ancora una presa in giro. Perché sono gente che stanno lì, non dico per lavorare, per essere delle persone che se... non ne parliamo più, non via. Ne parliamo più. Poi c'è il discorso dei pioppi. Qui i pioppi sono stati, erano anche lì, forse con almeno Lucherini le levò e fece quella di quelle piante, non mi ricordo il nome. La sostituì. E per far levare quelle lì, allora c'era Stranzuolo, Stranzullo. E c'è tutto Stranzullo. No, non è più detto lì. Ah no? No. Non è più, ha detto quel lavoro, adesso prima era come si chiama? Vabbè, non importa. Qual è il problema di questi pioppi? Allora, l'unica cosa, questi pioppi sono pericolosi. Perché? Uno, due, tre, sono le radici vanno sotto la cabina elettrica. Io ho avvisato, e questo pale che fra poco cade. E poi con tutta questa porcheria, tutte queste fogne, le fogne sono tutte piene. Quanto piova, l'acqua viene qui. Ah, quindi hanno alzato le fogne. E poi venite a vedere com'è. Dove andiamo? È qua. Qui, tu vedi, i pioppi lì, ci sono le fogne, hanno pulito, perché si era già... Però non hanno fatto i lavori fatti bene. Questa è la fogna qui. Questo arrivano di questi pioppi. Il marciapiede, sì. Sì. E poi qua... Quel palo della luce lì tra un po' pende più della torre. È per forza, le radici sotto l'hanno... E poi è lì, io ho telefonato anche alla luce pubblica, perché adesso ha detto che viene, ma... Va bene, e che diciamo in conclusione? C'è un'altra cosa. E questi pioppi, lì c'è il marciapiede, e come l'altra volta che le radici cominciano ancora di più e viene fuori tutto. Poi c'è il al sottopasso che eravamo già stati,
la cosa è diventata ancora pericolosa, perché viene giù, quanto piove viene giù tutto. Qui è famosa la zona per gli allagamenti. Chi diciamo, Peppe? Niente, raccomandiamo all'assessore Sacchetti di fare proprie le rimostranze di lui in modo tale che venga giù e faccia questi lavori che devono essere fatti, perché in effetti guarda quel palo della luce, se lo vedi è proprio tutto Sacchetti torto. E poi anche Camurrini. E anche Camurrini, vice sindaco, e anche Camurrini. In modo tale che queste piante vengano sistemate, perché poi, ti dicevo, con quelli fortunati che vengono adesso, che non piove più normale ma viene con il vento fortissimo, se cadono fanno veramente danni questi, possono ammazzare anche qualcuno. Quindi niente. Vediamo, che vediamo. Visto che tagliano, sì, che tagliano anche questi. Grazie Paolo, vabbè, sì, alla prossima volta. Vabbè. Grazie a te, arrivederci.